pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati per una nuova puntata speciale che vogliamo dedicare ad uno dei più amati cantautori italiani, popolare anche all'estero, che nei giorni scorsi ha fatto preoccupare i suoi fan. Parliamo infatti di Eros Ramazzotti, che ha annunciato uno stop forzato al proprio tour Vita Ce N'è World Tour a causa di un problema alle corde vocali. Lo ha fatto tramite un annuncio su Instagram da Amburgo in Germania, corredato da una foto. Eros ha scritto: alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare le corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima. Ora, ha aggiunto il cantante, dovrò stare fermo e riabilitarmi per 2 mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sud America. Recupererò tutto l'anno prossimo, ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali. Grazie al professor Marcus Hess per la sua grande professionalità. Grazie a voi per l'affetto di sempre, Eros. Insomma, Ramazzotti ha tranquillizzato tutti, lasciando però un po' di amarezza in chi sperava di vederlo all'estero, in particolare oltreoceano, tanto che l'annuncio è stato scritto sì in italiano, ma anche in spagnolo e poi in inglese. Ramazzotti dunque tornerà e canterà appunto sia in italiano che in spagnolo, proprio come fatto per molte altre canzoni del passato, hit come ad esempio Fuoco nel fuoco, che ha anche una versione per il pubblico latinoamericano. È un brano del 2000, anche se ha ancora la freschezza di quando è uscito per la prima volta come singolo dell'album Stile Libero. Scritta da Ramazzotti insieme a Claudio Guidetti e all'inseparabile compagno di carriera che a lungo ha collaborato con Ramazzotti, ossia Delio Cogliati, ha proprio lanciato l'album a cui abbiamo fatto riferimento, contribuendo al suo successo. Il brano infatti ha debuttato nella classifica dei singoli più venduti in Italia, direttamente al primo posto, rimanendo nella top 20 per 3 mesi. Inoltre il singolo ha ottenuto subito un discreto riscontro in termini di vendite in Svizzera e anche in Belgio. Ad accompagnare la canzone c'era anche un videoclip girato a Londra dal regista Greg Maswak, considerato da molti un vero guru e persino visionario. E non a caso l'ambientazione ha del fantascientifico, con protagonista una donna dall'aspetto artificiale alle prese con un computer con cui sta creando un essere umano, che guarda caso è proprio Ramazzotti. Dopo averne imitato a lungo i comportamenti, questa donna, questa creatura, finisce ovviamente per innamorarsi di lui, dunque c'è un finale romantico, come d'altra parte accade pressoché sempre nella discografia di Eros. Noi allora vi lasciamo a questo brano in attesa del ritorno di Ramazzotti Live.